Aveva 31 anni il 14 novembre del 2003. Era bella Nunzia Castellano, ragazza semplice ma determinata, nella vita come nel lavoro. Quando trovò la morte, per mano dell'ex fidanzato, che la colpì 8 volte con un coltello a serramanico, Luca Carafa, all'epoca 33enne, era libero di ucciderla quella notte, malgrado le tante denunce presentate dalla donna. Condannato a 13 anni e 8 mesi, grazie alla buona condotta ed altri espedienti, oggi sta quasi per lasciare il carcere, dopo soli 10 anni di detenzione. Qual è stato il percorso processuale dopo l'incidente di suo figlio? Veramente io non conosco nemmeno l'assassino di mio figlio. Io ancora devo fare causa, sono 5 anni che il nostro PM si è riservato ancora. Mio figlio faceva da salvataggio. Lavorava a Ischitella e lavorava dal mese di maggio. Andava tutte le mattine su quella strada. Lo faceva 2 volte al giorno con un motorino, ma quella mattina è uscito con la mia macchina per non fare più ritorno a casa. Mio figlio aveva tutta una vita davanti, aveva il diritto di vivere. A me era figlio unico. Noi non vogliamo più sangue sulle strade. Fece la storia di Gianni, si sente di raccontarla? Sì, giusto ieri è stato il suo 7° anniversario. Ho conosciuto i suoi, diciamo, assassini nell'aula del tribunale. Alla fine della causa penale gli è stato dato 11 mesi di reclusione, di pena sospesa, che non ha fatto. Quindi la vita di mio figlio, 20 anni, si era appena affacciata alla finestra della vita. Questo vale, 11 mesi di reclusione che poi non ha nemmeno fatto. Sono queste alcune delle tante, troppe storie in cui la violenza perpetrata nei confronti dei più deboli resta sostanzialmente impunita. Si pensi ai tanti casi di violenza sulle donne, sui minori, alla pedofilia o a chi resta senza vita sull'asfalto investito da folli al volante che scappano via. Ed è per dare risposta a questo bisogno di sicurezza e di certezza della pena che si è tenuto nell'aula consiliare di Santa Maria la Nuova il convegno I Volti della Violenza, organizzato dal gruppo di Fratelli d'Italia alla provincia di Napoli, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Don Aniello Manganiello, prete di frontiera da sempre in prima linea nella lotta a tutte le forme di violenza, della signora Angela e di Rosaria, la madre e la sorella di Nunzia Castellano, di Silvana Cecchini ed Elena Ciaramella, mamme di Gianni e Luigi, e di tanti altri familiari di vittime innocenti, a cominciare dai rappresentanti dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada e dal gruppo delle Mamme Coraggio delle province di Napoli e Caserta. All'incontro, promosso e moderato dal capogruppo di FD alla provincia Serena Albano, sono intervenuti Barbara Benedettelli, responsabile nazionale del Dipartimento Tutela Vittime della Violenza di FD, il deputato Marcello Tagliaratela, il presidente del Consiglio Provinciale di Napoli Luigi Rispoli, il consigliere provinciale Giovanni Bellerè in rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, il consigliere provinciale Manlio Marano, Letizia Di Lauro, responsabile provinciale dell'Associazione Donne per la Sicurezza, Giuliana Covella, giornalista ed autrice del libro Fiore come me, ed il regista ed attore Ferdinando Maddaloni. Siamo oggi a parlare di questo argomento che non interessa soltanto le vittime e i familiari delle vittime, interessa a tutti. Beh, i primi strumenti da mettere in campo sono quelli nei confronti di case di accoglienza, perché le donne devono sapere dove andarsi a rifugiare nel momento in cui decidono di porre fine a queste violenze che molto spesso, quasi sempre, sono familiari. Non dimentichiamo che avvenendo in famiglia ci sono altre vittime, che sono i figli, che sono i bambini. Quello è il primo passo da fare. E poi far sì che siano stanziati dei fondi perché si continui a parlare di questo argomento, che si cerchi di far modificare quello che è il codice della strada con le conseguenti pene che devono essere, sia per quanto riguarda le vittime della strada, sia per quanto riguarda tutte le altre vittime, devono essere dure, certe e assolutamente senza benefici, che restino in galera
quanto più è possibile. Impressionanti i dati emersi dalle relazioni. Nei primi sei mesi del 2013, ad esempio, in Italia ci sono stati 65 femminicidi, con una media di una donna uccisa ogni 2 giorni e mezzo, mentre, sempre secondo i dati Istat, nel paese sono oltre 6 milioni e 700 mila le donne tra i 16 e i 70 anni che hanno subito abusi fisici o sessuali e circa 1 milione quelle che hanno subito stupri o tentativi di stupro. La Campania non a caso detiene il record nazionale di donne uccise, 15 del 2012, le stesse della Lombardia che ha però il doppio degli abitanti, ed il record di quelle che hanno subito violenza, con il 3,9% delle donne tra i 16 e i 67 anni contro una media nazionale del 2,7%. Come se non bastasse, Napoli è la provincia in cui il numero dei femminicidi è il più alto, ben 9 nel 2012 contro gli 8 di Torino e i 7 di Milano. È emerso dal convegno sicuramente il bisogno di maggiore sicurezza e di certezza della pena. Allora, maggiore sicurezza, la maggiore sicurezza è fondamentale, è un diritto della persona la sicurezza, perché se non c'è sicurezza di vittime purtroppo ce ne saranno sempre tante altre. La certezza della pena è invece oltre che una garanzia di libertà, perché attraverso la certezza della pena le persone vengono trattenute quando sono in qualche modo un pericolo per la società, ma la certezza della pena è anche una garanzia di, come dire, è quello che fa pagare al reo, al colpevole, il prezzo del bene che quel colpevole ha sottratto. E noi non ci rendiamo conto che la vita umana la stiamo deprezzando. Noi facciamo sconti come se fossimo al mercato, no? Quando si parla di patteggiamenti, di riti abbreviati, di impunità, di messe alla prova che poi nella sostanza, quando si tratta di delitti terribili, sono come delle forme di amnistia. Io lo grido, certezza della pena. Oggi quasi non si può più neanche dire. Oggi ci troviamo che persone come il Preiti che ha sparato al carabiniere a Montecitorio, o come il Cabobo che con l'accetta ha ammazzato 3 persone, come in un film dell'orrore a Milano, noi ci troviamo a dire che queste sono vittime della società, vittime del sistema. Non è così. Sono semplicemente persone che hanno fatto una scelta di vita, hanno deciso che altre vite in quel momento dovevano finire. Quelle sono le vere vittime. Proposte di legge di Fratelli d'Italia in tal senso? Proposte di legge ne abbiamo fatte diverse. In una chiediamo che nell'articolo 111 della Costituzione, oltre alle garanzie per gli imputati e per i colpevoli, siano inserite anche le garanzie per le vittime, come del resto chiede anche l'Unione Europea. Poi abbiamo una proposta per quello che riguarda l'omicidio stradale, il reato di omicidio stradale, perché è fondamentale dare a questo reato il disvalore sociale che ha. Don Anillo Manganiello, i volti della violenza. Lei il volto della violenza l'ha conosciuto? Sì, l'ho conosciuto in prima persona, quando ho ricevuto le minacce, adesso dei Lo Russo o di altri, insomma, perché non perché rifiutavo i sacramenti, ma perché danneggiavo i loro guadagni con le mie denunce pubbliche, con il mio impegno anche educativo, no? A livello adolescenziale, a livello giovanile. Pensi alla costituzione di questa grande società sportiva Oratorio Don Guanella, che quest'anno farà anche la promozione a Scampia. La violenza l'ho vista anche in tutti quei volti dei miei parrocchiani che per paura tacciono, che per paura tacciono perché non sono tutelati sufficientemente dalle istituzioni, dalle forze dell'ordine. Siamo andati nelle scuole di Barra e di San Giovanni a Teduccio, no? Con altre associazioni per fare degli incontri sulla legalità. Quando uno dei collaboratori, uno degli amici miei dell'associazione, ha fatto la domanda al ragazzo, dice: che cosa vi ha colpito dello sceneggiato, del film? Io non l'ho visto. Il camorrista, bene, il malese, il messaggio che può venire da un film così, o da Gomorra 1, Gomorra 2, può portare i ragazzi a emulare certi personaggi che non hanno nulla di positivo. Allora, ma perché? Perché non ci impegniamo, ma anche chi è anche nel campo non si impegna invece a proporre anche messaggi positivi? E questo
mi trova completamente contrario. Ecco, tutte queste operazioni cinematografiche che sono di cassetta, altro che voler denunciare e far conoscere il male che c'è. Cioè, di cassetta, in che senso di cassetta? Soldi, fare soldi a tutti i costi. Quindi anche Gomorra è un'operazione di questo tipo? Certamente, fare i soldi, anche perché se c'erano altri obiettivi ci avrebbero pure raccontato le storie di riscatto che in quel territorio ci sono. Come si può uscire da questo? Che cosa può fare la Chiesa, la scuola, la società civile, le istituzioni? Guarda, una grande alleanza educativa.